risponde. Ciao Luca, ti vedo benissimo, inquadrati un pochino meglio. Perfetto, sei tutto rosso, ma sei stato al mare o è la Sì, luce? sono stato a male, Ti sei arrossato proprio, cioè, beato sì. te. Pochi giorni, 2 giorni mi sono solo arrossato, non abbronzato. Allora Speriamo Luca, di ritornare a mare. speriamo veramente. Luca, vogliamo ricordare, perché abbiamo solo 30 minuti, quindi devono parlare varie persone, vogliamo Sì. ricordare quello che è stato, insomma, coloro che seguono TV Radicale saranno già ben informati, perché abbiamo fatto la diretta sia di una vostra conferenza stampa, sia addirittura della seduta del Consiglio Comunale di Caserta, ed anche abbiamo fatto delle interviste per strada in diretta, ma vogliamo ricordare cos'era al centro dell'iniziativa politica dell'Associazione Radicale di Caserta, Legalità e Trasparenza, in questa settimana? Allora, in questa settimana abbiamo un calendario molto fitto, Roberto, No, mi iniziative. riferisco all'anagrafe pubblica degli eletti. Sì. Allora, per l'anagrafe pubblica degli eletti è stato fissato un prossimo consiglio comunale che si terrà dopo il 15 agosto. Speriamo che in quella sede non avvenga ciò che è avvenuto ormai da un anno, cioè che ogni volta che si deve discutere l'anagrafe pubblica degli eletti, vari consiglieri comunali fanno mancare il numero legale. Questo ormai è avvenuto sia la scorsa settimana, ma avviene da un anno da questa parte, da quando il consigliere Alessandro Barbieri prova a portare in consiglio comunale questo strumento che è l'anagrafe pubblica degli eletti. Senza nessuna motivazione, i vari consiglieri comunali abbandonano l'aula. Noi che faremo? Noi faremo, bombarderemo la popolazione casertana, i cittadini casertani, nell'informarli che a Caserta sta per essere discussa l'anagrafe pubblica degli eletti, come abbiamo già fatto giovedì scorso con un volantinaggio nelle vie di Caserta e centro di Caserta, con quelle interviste che abbiamo fatto anche grazie al tuo aiuto. E continueremo su questa strada, saremo lì presenti alla prossima Consiglio Comunale di Caserta, cercheremo di far pressione sui vari consiglieri comunali affinché l'anagrafe pubblica degli eletti venga approvata anche a Caserta dopo che sia stata approvata in Consiglio regionale della Campania. Speriamo bene, Roberto, speriamo bene, speriamo che prima di settembre anche Caserta ha lo strumento dell'anagrafe pubblica degli eletti. Beh, intanto comunque questo non state fermi, nonostante il periodo estivo e nonostante per i politici nazionali, appunto, secondo i politici nazionali la politica, l'attività politica dovrebbe andare in vacanza, invece voi non state fermi perché avete in cantiere numerose altre iniziative su altri fronti, se ce le puoi riassumere. Assolutamente sì, per il 14 agosto, per l'iniziativa condotta dai radicali in tutta Italia, cercheremo di fare una visita ispettiva sperando nella presenza di qualche deputato radicale all'OPG di Aversa. L'OPG sarebbero gli ospedali giudiziari, esistono Psichiatrici sei giudiziari. sì, esistono sei in Italia. Uno di questi esiste appunto nella provincia di Caserta, ad Aversa, e qui la situazione è davvero molto critica. Il numero dei detenuti, che in questo caso non si può chiamare detenuti, ma dei pazienti, è molto più alto di diciamo, dei posti disponibili dalla struttura. E poi anche perché esiste una situazione un po' critica, esistono persone qui che devono subire il cosiddetto ergastolo bianco. Sono persone che hanno dei problemi mentali, ma che hanno commesso dei reati di poco conto, tipo il furto di un motorino o di un autoradio. E quindi la loro pena doveva durare pochi mesi, ma rimangono lì perché sono abbandonati dalla famiglia e dallo Stato. E quindi sono trattati come dei veri schiavi, sono tenuti ai letti legati, non hanno la libertà di fare i propri bisogni, non hanno la libertà di alzarsi. È una struttura molto critica, anche se poi se ci colleghiamo con il sito della struttura di Aversa, l'OPG di Aversa, ci sembra un vero e proprio paradiso terrestre. In realtà sappiamo anche tramite altre testimonianze, ricordiamo Arena di Radio Carcere, che invece è un vero e proprio inferno. E speriamo che qualche deputato radicale, ma anche non radicale, ci dia la possibilità di visitare questa struttura. Ecco, ricordiamo tra l'altro che voi farete questa visita. Luca, non ti vedo più, che succede? Eccomi qui, scusami. Voi farete questa visita proprio nella giornata del 15, ho capito bene, o il 14?
cerchiamo di organizzarlo fra il 15 e il 14. Ora vediamo la disponibilità degli altri deputati e vediamo quanto è possibile farla. Ecco, in ogni caso io sono sicuro che, visto che veramente i compagni di Casetta sono stati eccezionali, sono tra i compagni più attivi per TV Radicale, abbiamo garantito la diretta dal Consiglio Comunale, anche se è durata solo 10 minuti, e speriamo di garantire anche in quell'occasione la diretta all'esterno dell'OPG. Sì, è importante sì. Che voi vi rivecchiate all'OPG, visto che ce ne sono solo 6, hai detto, in Italia, giusto? Sì, 6 in Italia, sì. Ora non ricordo bene gli altri dove si trovano, ma ricordo bene che il numero preciso in Italia erano 6, di cui uno appunto ad Aversa. E speriamo di riuscire a fare una visita, perché comunque stiamo analizzando il caso e la struttura dell'OPG di Aversa da alcuni mesi. Purtroppo Rita Bernardini era occupata in quel periodo e quindi non ci ha accompagnato in una visita. Speriamo che sia possibile in questo caso. Perfetto. Poi ti volevo chiedere, volevo ricordare questo, appunto, come avevo già detto prima, che l'intera giornata del 15 di agosto sarà dedicata alla questione carceraria, quindi proprio per sottolineare quello che è, diciamo, evidenziare quella che è la situazione nelle carceri e soprattutto per fare anche da sponda alle visite alle carceri che i deputati radicali non solo effettueranno in quelle giornate, e provvederemo a fare tutta una serie di collegamenti, quindi il vostro collegamento sarebbe veramente prezioso se realizzato al di fuori di una realtà quale quella di un OPG, di uno ospedale psichiatrico giudiziario. Allora, cos'hai da aggiungere, Luca? Perché poi mi ha detto Elio che avete previsto una scaletta nel collegamento, no? Se la vuoi ricordare? Ora magari sarà Domenico Letizia a continuare questa diretta per noi radicali di Caserta. Ma io direi che tu puoi restare comunque collegato, perché Domenico Letizia non ha la cam, quindi io direi di chiamarlo e di aggiungerlo in collegamento audio alla conferenza. Va bene, quindi ecco qui Domenico, lo stai chiamando? Sì, lo sto chiamando. Domenico ci parlerà di un caso che è successo ormai da un anno, di Francesco Mastro Giovanni, che è un... Pronto. Ecco qua Domenico. Ciao, sì, Domenico. Sì. Roberto, volevo chiederti un po' se puoi aggiungere anche in conferenza Vincenzo Serra, non so se... Sì, io ho chiesto l'amicizia a Vincenzo Serra, però non lo vedo online. Ok, quindi non so se... perché è online, è presente anche con Elio, aveva risolto... Quindi, però non, io ho fatto quello che mi aveva chiesto Elio, tra l'altro il contatto posso richiederlo nuovamente, ma... Sì, allora un secondo che facciamo aggiungere. Non lo vedo online io il problema. Comunque, stavi dicendo, ecco, per non lasciare il buco nella conduzione, stavi dicendo quindi che... allora, sì, praticamente la questione che tratteremo oggi, cioè almeno cerchiamo di provare a risolvere, cioè cerchiamo di dire la nostra su questo caso, tratta la questione di Francesco Mastro Giovanni. E praticamente Francesco Mastro Giovanni è morto in seguito ad un TSO, trattamento sanitario obbligatorio. Come ben sappiamo è ancora in corso tutta la questione dei processi contro gli infermieri e contro, diciamo, questo ospedale, questo reparto di psichiatria. Siamo a Vallo della Lucania, in provincia di Salerno. In collegamento, appena sarà possibile, avremo Vincenzo Serra, che è del comitato Verità e Giustizia per Francesco Mastro Giovanni ed è anche il cognato di Francesco Mastro Giovanni. Ora, se Elio è disponibile e ci ascolta, volevamo trasmettere anche un video. Sì, lo faccio
lo posso fare io, anche se sto aggiungendo Elio alla conferenza. Quindi... Sì, quindi un secondo che risolviamo il problema con Vincenzo. Sì, io direi che possiamo mandare in onda questo video, solo che... E mi manda Rai3, che praticamente illustra che cosa è successo nel reparto di psichiatria dove era ricoverato e poi in seguito è morto. Sì, gentilmente se mi potete ridare il link, perché l'ho sull'altro computer e l'ho perso, quindi vi dico molto sinceramente quello che è successo. E quindi dobbiamo... Elio. Non ho capito, Rob, scusa. Elio, se mi puoi ridare il link, perché ho perso il link. Il link è caricato sulla libreria. Ah, lo mettiamo dalla libreria, quindi. Ok, allora lo carichiamo subito dalla libreria e lo mandiamo subito in onda. Volevo evitare di farlo. Non avete il link direttamente da YouTube, così non interrompiamo la registrazione? Sì, ma te lo posso subito. Ecco, intanto Domenico, quindi ricapitoliamo la situazione. In questo caso... Allora, di questo caso praticamente la vicenda è successa, ripetendo, a Vallo della Lucania, provincia di Salerno, e si tratta praticamente di un TSO praticato su un maestro, definito il maestro più alto del mondo, che è Francesco Mastrogiovanni. Francesco Mastrogiovanni, in seguito a questo TSO, è morto, e grazie comunque al lavoro del Comitato Verità e Giustizia per Francesco Mastrogiovanni, alle indagini che comunque si stanno svolgendo, stanno uscendo fuori particolari molto, molto strani. A ciò bisogna aggiungere anche le registrazioni stesso dell'ospedale, che poi sono diventate materiale di inchiesta, che a breve speriamo di vedere, in cui praticamente viene illustrato come Francesco Mastrogiovanni praticamente non venga assistito per nulla dagli infermieri della struttura. Quindi era anche legato al letto, e praticamente mancavano il minimo necessario che si possa definire di civiltà all'interno di una struttura istituzionale che è quella che è un ospedale. Appena sarà possibile, poi vi è anche in collegamento Vincenzo Serra, che sì, ma devo dirà... aggiungerlo, tra l'altro, se mi date se gli dite di andare online, perché io gli ho già richiesto l'amicizia, però non lo vedo online. Se non lo vedo online non posso aggiungerlo alla conferenza. Quindi l'amicizia è stata accettata? No, Roberto, ti ripeto che Vincenzo ha problemi, quindi dovresti chiudere la conversazione con noi e richiamarlo direttamente. Allora, chiudiamo la conversazione e partiamo con il video, così vediamo subito il video di YouTube. Un attimo solo che sistemiamo bene il quadro e vediamo questo video, che veramente riguarda un caso assolutamente scandaloso. È molto forte, anche impressionante quello che stiamo per vedere, del primo caso che stiamo per affrontare, perché sono immagini in esclusiva, inedite, di un terribile episodio. Dobbiamo andare al 31 luglio del 2009, dobbiamo andare a Vallo della Lucania, all'ospedale San Luca, reparto di psichiatria, dove... E adesso lo stiamo per vedere dalle telecamere che stanno riprendendo quanto accade. Il 31 luglio, sono le 12:33, un signore sta per essere portato dentro. Ecco, lo vedete, quest'uomo si chiama Francesco Mastrogiovanni, è un maestro elementare, è in quel momento ricoverato per un TSO, un trattamento sanitario obbligatorio. Sono passati 12 minuti, lo vediamo ancora in buonissime condizioni, stanno facendogli un'iniezione gli infermieri, lui si sdraia su questo lettino, e questo lettino alle 12:45 ma diventerà un letto che lo terrà prigioniero per tanto tanto tempo. Sono le 12:57, sta mangiando, quindi ancora le condizioni di questo maestro, di questo signore momentaneamente chiuso in questo reparto, ma per poche ore doveva essere, per un trattamento sanitario obbligatorio, sono buone. Lui si alza, lo vedete, sta muovendosi ancora alle ore 13 in ottima condizione apparente. Sono passati altri 37 minuti, ancora c'è un infermiere qui, però vedete che lui è rientrato nella stanza e le sue condizioni non sembrano più quelle di prima, sembra essere molto meno lucido. Un'ora e 52 minuti, gli infermieri iniziano a legare il paziente a letto con delle cinghie alle caviglie strette, mentre anche le braccia sono fissate. 14:25 del 31 luglio, noi adesso fermiamo qui l'immagine, ma andremo avanti purtroppo
per 80 drammatiche ore in cui quell'uomo resterà sempre così, legato e abbandonato in un letto. Saluto, noi abbiamo una testimonianza raccolta da Francesco Lombardi, lui era in campeggio in quel periodo perché era estate, di una delle responsabili di questo camping, del campeggio del Costa Cilento, che insomma dice che lui un pochino di preoccupazione a ritornare in quell'ospedale psichiatrico ce l'aveva, sentite. Il signor Franco Mazzoli Giovanni io l'ho conosciuto nel mese di luglio perché ha frequentato il nostro Lido e il villaggio per tutto il mese. Poi il fine luglio in realtà sono scesa una mattina e mi sono trovati i carabinieri dicendo che c'era un signore a mare che loro dovevano prendere. I medici l'hanno sedato, ma penso leggermente perché alla fine camminava da solo. Poi stesso lui è salito sull'ambulanza, però diceva non mi fate portare a valla perché là mi ammazzano. Queste sono le ultime parole che io ho sentito. E queste fanno impressione. Si tratta di un uomo, di un cittadino italiano, in una struttura che dovrebbe curarlo. Allora, ripartiamo da lì, dal 31 luglio alle ore 14.25. Lo abbiamo lasciato mentre viene legato a letto, in condizioni, insomma, sembrerebbero di non coscienza, insomma, e che probabilmente ha avuto qualche cosa di iniettato. Passano 14 ore e 47 minuti dal momento in cui l'uomo è entrato. Allora, queste sono immagini, intanto Franco qui è completamente svestito, abbiamo cercato, come dire, di rispettare la sua dignità, e si muove, si agita, è legato a letto, da solo, nel reparto, il 1 agosto, è notte piena, lui si sta agitando. Passano 2 giorni e 5 ore dal momento del ricovero. Adesso gli hanno messo un pannolone, come vedete, il letto è stato spostato, c'è vicino un altro letto, probabilmente per impedire che lui possa cadere. Guardate come si agita, queste sono le immagini crude che arrivano direttamente da questa telecamera, piazzata nel reparto, nessuno viene da lui. 2 giorni e 21 ore. Adesso un infermiere c'è, ma come vedete c'è anche una macchia rossa a terra, quella è una macchia, si scoprirà poi, mentre gli stanno facendo l'iniezione, trattandolo come un pupazzo e non come un uomo, è una macchia che viene dai suoi polsi, una macchia di sangue, perché i polsi erano stretti così fortemente che hanno sanguinato, e l'unica avvertenza è di una donna delle pulizie che porta via la traccia. Passano 3 giorni e 2 ore, sono 3 giorni e 2 ore che quest'uomo è legato a un letto, le condizioni sono sempre peggiori. Noi abbiamo fatto una sintesi, ma lui è sempre legato a quel letto, è sempre legato neanche come un animale. Qui sta male, sono le 21.40, vedete che sta iniziando ad agonizzare. Nessuno viene da lui, 3 giorni e 13 ore, sempre legato in quel letto. Adesso è buio, le immagini sono notturne, è 1:30 di notte. Sono le ultime immagini di Franco che ci sentiamo di mandare in onda. In realtà, purtroppo, la fredda macchina della telecamera va avanti, sono passati 3 giorni e 15 ore, le 3.07, queste davvero le ultime, perché qui Franco è ancora vivo, ma noi lo congeliamo qui. In realtà abbiamo le immagini in cui lui smette di respirare, muore da solo in questa stanza di una struttura pubblica italiana, muore da solo, e solo diverse ore dopo le immagini dimostreranno che entreranno degli infermieri, lo troveranno esanime e tenteranno di rianimarlo. Non ve le facciamo vedere, non facciamo vedere la morte in diretta, ma abbiamo fatto vedere un orrore italiano, invece quello sì, in diretta. Scusate, eccoci qua di nuovo in diretta, e dovremmo essere collegati con i compagni di Radicali Casette, dovrebbe esserci anche Vincenzo Serra. Mi senti Vincenzo? Io ci sono. Vincenzo, ci sei? Dovrebbe chiudere l'audio della Web TV, Vincenzo, altrimenti Vincenzo, dovresti chiudere l'audio sulla barra arancione dove sta la TV, c'è una barra arancione vicino al live, c'è una cassa, dovresti cliccare sulla cassa in modo che togli l'audio e ci sentiamo noi in conferenza. E l'ho tolta su TV Radicale, l'ho tolta. Okay. Sì, solo lì, va bene. Ecco, allora Roberto, tu ci senti? Sì, benissimo.
Ok, allora Vincenzo, siamo in diretta. Come dicevo prima, stavo spiegando un po' la situazione, che cos'è il Comitato Verità e Giustizia per Francesco Mastro Giovanni. Ora lascio la parola un po' a te, se puoi spiegarci un po' la situazione, come è andata e cioè praticamente che cosa sta facendo il Comitato, e se puoi spiegarci precisamente come è nata la vicenda che poi ha portato alla morte di Francesco Mastro Giovanni. La situazione come è andata cioè praticamente che cosa sta facendo il Comitato, e se puoi spiegarci precisamente come è nata la vicenda che poi ha portato alla morte di Francesco Mastro Giovanni. Quindi devo rispondere io? C'è un eco di ritorno, forse è meglio chiudere completamente TV Radicale. Va bene, intanto ti sentiamo, vai. Allora, devo rispondere io? Quindi soltanto che la voce mia arriva, chiudi TV Radicale, ci sentiamo solo via microfono. Va bene. Ok, infatti appena ho visto le immagini, ho scritto qualcosa in chat, avete potuto vedere, ogni volta che si vedono quelle immagini non si può rimanere così impassibili. Noi ormai sono circa un anno che proprio in queste ore, in questi giorni, dai fatti tremendi che si sono verificati nel reparto di psichiatria di Vallo della Lucania, e proprio in queste ore Franco era legato lì a letto, e tanti dicono che queste cose qui non venivano fatte nemmeno nei lager nazisti. Vi ho scritto dall'analisi che stiamo facendo dei fatti, addirittura abbiamo rilevato che dalle ore 21 del 31 luglio lui entra alle ore 12:30 circa, viene legato alle 14 e qualche minuto, un afflebo, viene sedato, lui accetta, quindi viene legato mentre dorme, la prima afflebo viene per idratarlo, viene somministrata alle ore 21 del 31 luglio, poi dalle ore 21 del 31 luglio bisogna aspettare fino alle ore 9 del 2 agosto, quindi trascorrono che Franco possa essere idratato con un'altra flebo, che secondo la dottoressa che è stato studiando veramente con il cuore, con l'intelligenza, con la passione, e lei dice che più approfondisce e più cresce la rabbia e l'indignazione, una persona, un omone di quella maniera, che era alto 1,97 m e quindi pesava probabilmente sicuramente oltre un quintale, non poteva essere nemmeno idratato sufficientemente con una soluzione fisiologica, mezzo litro di soluzione fisiologica e mezzo litro di soluzione glucosata, ci voleva ben altro per idratarlo. E tutti durante gli interrogatori, medici ed infermieri, hanno in un certo senso imbrogliato il GP e il PM dicendo che l'alimentazione era avvenuta con le flebo, e invece non si può parlare assolutamente di alimentazione. Vincenzo, una domanda. Sì. Vai Vincenzo, mi senti? Sì, ti sento. Sì. Domanda che tutti pongono quando parliamo e quando cerchiamo di diffondere la questione Mastro Giovanni, praticamente è quella di quale sia l'avvenimento che ha portato comunque all'applicazione del TSO da parte di Mastro Giovanni. Leggendo un po' in giro si discute addirittura di Francesco Mastro Giovanni che guidava in controsenso con la sua auto e provocando alcuni urti, però dalle indagini poi si è visto che questi urti non sono stati provocati in quanto la macchina di Francesco era nuova, cioè non aveva urti. Quindi le domande che ci pongono tutti è cioè che cosa è successo che poi ha portato al ricovero, diciamo, di Mastro Giovanni. Ma questa è un'altra parte oscura di tutta la storia. Con Francesco, quindi purtroppo lui prima
della psichiatria, quindi era colpito dallo stigma di colui che aveva partecipato a un omicidio, mi riferisco ai fatti di Salerno che si sono verificati nel 1972, quindi lui si è portato dietro questa maledizione e poi purtroppo ad un certo punto comincia a portarsi dietro un'altra maledizione e voi sapete benissimo che purtroppo il pregiudizio è. Poi ci sono anche altre cose che noi tuttora continuiamo a chiederci, perché c'è una sorta di accanimento da parte del sindaco. Il sindaco, voi come avete saputo, quindi addirittura dà ordine di eseguire l'ordinanza di attestazione nel territorio di un altro comune, non esegue l'ordinanza nel proprio territorio. Quindi io penso che nel 2002, che stava attraversando un periodo molto critico della sua vita, abbia avuto, penso, effettivamente dei momenti in cui di disagio non abbiano fatto scondi, quindi evidentemente questo sindaco, infatti il primo TSO è stato fatto sempre in quella località a Ceroli, quindi nel 2002, e noi non siamo mai riusciti a sapere per quale motivo sia stato fatto questo TSO. Quello che posso dire è che Francesco usciva da una situazione molto delicata e quindi era finita la relazione sentimentale con la donna, quindi era morto il padre, usciva da altri episodi giudiziari con il carabiniere, dove aveva di nuovo conosciuto la galera, quindi il carcere di Furni, e una condanna a 3 anni, una condanna ingiusta, e perché poi i fatti si erano svolti alla luce del sole davanti a tante persone, quindi io penso che c'era tutto questo cocktail esplosivo che effettivamente rendevano una persona non molto tranquilla, e quindi qualcuno lo abbia subito sistemato con il TSO, quindi Francesco non ha avuto mai sconde da nessuno, da quello che ho potuto capire, quindi i carabinieri con Francesco non sono andati mai per il sottile. Quello che paradossalmente dopo la sua morte, in un certo senso, i carabinieri si sono comportati con professionalità, come se volessero far perdonare, infatti hanno prontamente sequestrato il video del reparto, quindi hanno fatto un lavoro molto professionale, quindi io ho avuto modo di parlare con i carabinieri e anche loro sono colpiti dal triste epilogo di Francesco. Quindi per quanto riguarda l'ultimo TSO, io avevo con Francesco avevo trascorso alcuni pomeriggi, alcuni giorni, il mese di giugno e il mese di luglio, e io l'ho visto tranquillo, lui svolgeva l'attività di insegnante, quindi doveva definire delle pratiche, io l'ho aiutato, l'ho visto molto tranquillo, molto sereno, e soltanto verso fine luglio ho saputo tramite mia moglie che Franco quindi non era rientrato, ecco, a casa. Vincenzo, sì, pronto. Sì, mi senti? Sono sì. Roberto Mancuso da Lecce. Ecco, purtroppo il tempo si è quasi esaurito, rubiamo un minuto alla rubrica di Marco Marchese. Ti voglio fare una domanda, però preannunciandoti che se tu sarai così gentile magari faremo una intera puntata approfondendo tutti gli aspetti di questa vicenda che è assolutamente scandalosa. Sì, Roberto, ci tengo. No, dobbiamo farla, no, ma ci tengo anch'io, anche perché sì. So che la situazione dei TSO e della facilità con la quale vengono somministrati è incredibile, quindi è una cosa che non me la sento di chiudere con un collegamento di un quarto d'ora, quindi scusate, non sovrapponiamoci perché se no non ci sentiamo, non si sente bene. Allora, stavo dicendo questo, volevo fare una domanda a Vincenzo e volevo chiedere, dal punto di vista legale, sono in corso delle azioni per risarcimento di danni sul fronte penale, sul fronte civile, che punto è la situazione? No, per il momento noi chiediamo soltanto che siano puniti penalmente i responsabili di questa vicenda, quindi non abbiamo chiesto, quindi c'è stata una sorta di costituzione di parte civile, quindi per andare ad affiancare l'azione del PM, dove, come sapete, esercita l'azione penale, il processo, quindi la domanda vera e propria, quindi tutti ci dicono chiedete il risarcimento danni, però
non ci sembra il momento di, non è una questione di, non è una questione di risarcimento danni. Infatti qualcuno, tanti pensano, dice, questi lo fanno per avere il risarcimento danni. A noi non interessa il risarcimento danni, a noi interessa che i responsabili vengano puniti, ma per noi i responsabili non sono solamente i medici e gli infermieri di quel reparto, sono anche altri, e questo risulta anche dal resoconto stenografico della seduta che è stata dedicata al Senato, quindi il direttore sanitario, il direttore generale, quindi voi sapete benissimo come funziona la sanità in Campania e in tutta l'Italia meridionale. Quindi l'assurdo che dopo un anno circa che questi qui ci hanno redarguito perché non volevano assolutamente che si parlasse di questa vicenda, l'ASL ha deciso, e con una faccia tosta, di costituirsi anch'essa parte civile in questa vicenda. Quindi attenzione. Vincenzo, assolutamente questo è un tema, sì. È una storia tragica, una delle tante tragedie dell'Italia che restano nascoste, perché evidentemente i telegiornali dei mezzi di comunicazione ufficiale, onore al merito a Mi Manda Rai 3 che ha voluto trattare, come spesso accade, questo tema difficilissimo. Questa storia è difficilissima, ma noi la dobbiamo approfondire, quindi io propongo ai compagni di Caserta di dedicare magari domenica prossima l'intero spazio a questo collegamento, perché è una vicenda che deve essere approfondita sotto vari punti di vista. Magari organizzando meglio anche in video il collegamento possiamo trattare magari anche per un'ora di tempo tutta la storia e avere, se sarà così gentile, Vincenzo nuovamente come nostro ospite. Quindi possiamo chiedere che intervenga il medico, che intervenga qualche legale, quindi io penso che questa storia non debba assolutamente essere dimenticata, cioè leggendo i verbali dei carabinieri, loro dicono che scendono da Pollica d'Acciaroli alle 8:30 per fare il TSO a Francesco. Francesco ancora non era stato visitato dai medici. E Francesco ha accettato la sedazione, Francesco ha accettato di entrare in ambulanza perché ormai era stremato, l'hanno costretto quindi c'è stata un'operazione di polizia nei suoi confronti, e quindi la legalità è stata messa, la legalità di questo Stato è stata borghese, è stata messa sotto i piedi, quindi c'è gente che si è comportata con Francesco in modo criminale. Quindi sono una persona che è stata trattata in quel modo, penso che faccia rabbrividire. A noi veniva la pelle d'oca, ormai ci abbiamo fatto il callo, anche se l'indignazione, la rabbia è sempre quella dei primi giorni. Quindi noi facciamo un appello a che Francesco questa volta da morto abbia giustizia a Vallo della Lucania. Lui non è a Vallo della Lucania, non è stato mai. Questa è la conclusione migliore, credo che questa sia la conclusione migliore che possiamo dare a questo collegamento. Ripeto, la proposta è di fare domenica prossima un'intera ora di trasmissione su questo caso, perché purtroppo il tempo abbiamo già sforato di 4 minuti, quindi io direi di chiudere qui il collegamento dandoci l'appuntamento con Vincenzo Serra a domenica prossima, organizzando magari anche meglio il collegamento proprio per approfondire in tutti i particolari questa questione che grida vendetta, assolutamente giustizia, meglio dire. Un saluto a tutti i compagni di Caserta, okay. Un saluto a tutti quanti, e passiamo con qualche minuto di ritardo, veramente questa vicenda è veramente tragica, è una vicenda assolutamente tragica che non può essere trattata in pochi minuti. Io non conoscevo esattamente tutta quanta la vicenda, ma di certo non è una vicenda che può essere trattata in pochi minuti. Quindi io credo che intanto abbiamo avuto modo di approfondire almeno gli aspetti, diciamo, generali della questione, ma sicuramente